Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. L'ampio rally delle materie prime, che ha aumentato i prezzi di raccolti, energia e metalli, è una sfida importante per i responsabili della politica monetaria della nazione, che sono sotto pressione per garantire che tutti ne traggano vantaggio. Il governo del Regno Unito ha annunciato una richiesta di consulenza sulla difesa dagli attacchi alla catena di fornitura di software e sui modi per rafforzare i fornitori di servizi gestiti IT, MSP, in tutto il paese. Le azioni europee sono diminuite dopo aver messo in scena una forte ripresa alla fine della scorsa settimana, poiché i dati cinesi deludenti e una recrudescenza dei casi Covid-19 in alcuni paesi asiatici hanno superato l'ottimismo sulla riapertura dell'economia britannica. Il won sudcoreano è sceso dello 0,9% contro il dollaro americano nell'ultima sessione di trading. L'oscillatore Ultimate sta dando un segnale sell. La coppia Bitcoin-dollaro americano ha ceduto il 5,7% nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un mercato oversold. La coppia oro-dollaro americano è esplosa dell'1% nell'ultima sessione. Secondo il CCI siamo in un mercato overbought. La coppia petrolio greggio-dollaro americano è salita alle stelle dell'1,1% nell'ultima sessione. Il segnale buy the rock è in linea con l'analisi tecnica generale. L'Housing Starts degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 12.30, il Redbook Index degli Stati Uniti alle 12.55, la 52-week Bill Auction degli Stati Uniti alle 15.30. L'API Weekly Crude Oil Stock degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 20.30, l'indice dell'industria terziaria del Giappone alle 4.30, il verbale della riunione RBA dell'Australia all'1.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.